Bene, allora ti presento Maurizio Rontireno, sei in mondo visione alla mia spalla, ti vedi? Maurizio Mattiero, per chi lo conosce, perché chi fa i corsi SIAT è uno dei docenti di SIAT, che è la Società Italiana di Analisi Tecnica, è uno dei pionieri. Io questo non lo sa neanche Maurizio, ma io una delle prime siamo convegni che ho visto di analisi tecnica, c'era Maurizio qua, la storia di Rimini, che aveva fatto un corso sulle candele. E io guardando lui ho detto, mi piacerebbe un giorno anch'io andare sul palco. Era un po' l'ego anche di noi relatori, era quello. Io quindi devo dare a Maurizio questa paternità, se vogliamo, di aver fatto nascere in Michele la voglia di andare a parlare davanti a una platea. Con le candele dove facevi vedere proprio le basi, tanti anni fa, non diciamolo perché già anche con in altre occasioni ci siamo detti, loro non erano ancora nati, per cui purtroppo questo è. E, oltre a fare materie prime, Maurizio è un esperto di materie prime, vi farà vedere un po' di cose. È anche un esperto per il debito italiano, per tutti i dati. Quando ci siamo detti, ho detto, non intrischiamo i ragazzi dicendo tutto questo un giorno sarà vostro. Gli ho detto, lascia stare il debito e facciamo le materie prime. Perché comunque se avete voglia, seguite Mattiero Research che dà puntualmente, anche gratuitamente, un lavoro enorme. Mensilmente mi sembra che lo fai Sì, mensilmente. mensilmente do le stime e dopodiché trimestralmente invece esce questo librone online di circa 60 pagine, 40-60 pagine, con tutti i dati della nostra economia. È la cosa che vi dico, sbaglia poco, sbaglia di centesimi. Mi diverto a guardarlo perché fa le previsioni sul debito, che non è una cosa facile perché non si parla di piccole cifre, eppure dà delle stime che nel tempo riesce sempre a prevedere, nel bene e nel male a volte, nel bene e nel Sì. male, ultimamente più nel male che nel bene, va bene, è quello che è. Allora, sappiate che tutto questo un giorno sarà vostro, per cui purtroppo è così. Va bene, allora io lascio la parola a te, giro la telecamera, l'abbasso così vedi i ragazzi, Sì, le aule, bene. che in fondo ti sentono, mi hanno detto se riesco a fermarla, e io spengo il microfono, se c'è un problema io sono qui che ovviamente ti sto ad ascoltare. Benissimo, allora io intanto condivido il mio schermo che voi dovreste riuscire già a vedere, è diciamo l'informativa della vostra università riguardo all'appuntamento di quest'oggi. Io vorrei cominciare, naturalmente poi facciamo così, io vado avanti, cercherò di fare tenere più o meno 20-25 minuti per lasciare poi a voi le domande. Domande non necessariamente inerenti a quello che abbiamo trattato, ma anche a vostra curiosità. Guardate questo è Senicesimo Psyche, è un asteroide, se ne è parlato poco, c'è una missione della NASA che sta andando, è partita il 13 ottobre 2013 e arriverà nel 2029. Perché è importante questo? Ma perché questo è un asteroide, un planetoide particolare, è ricco di metalli, è ricco di metalli, ferro, nickel, cobalto, platino. Voi vedete che ci sono tutti quei metalli relativi alla transizione energetica. Addirittura si fantastica un po' il fatto di andare a prendere le materie prime che ci mancano là. Perché? Perché davvero ci mancheranno magari delle materie prime. Allora, partiamo ad esempio dal rame. Il rame, guardate, noi in gergo lo chiamiamo dottor Copper. Perché dottor Copper? Perché si usa dire è la materia prima laureata in economia. In genere il rame viene impiegata in moltissime cose, non solo all'interno dei vostri iPhone, non solo all'interno dei televisori, ma è un elemento indispensabile per le costruzioni. Come ad esempio le grondaie dei tetti che ci riparano diciamo che cercano di raccogliere l'acqua quando piove, ecco, sono fatte in rame. Ecco, voi vedete questo grafico, e il grafico, non importa tanto andare a vedere i vari impieghi, perché naturalmente
i parchi eolici, quindi dove ci sono diciamo le turbine eoliche, le batterie, i trasporti, quindi nelle macchine. Ecco, guardate l'intero grafico e la domanda come sale. Guardate invece quella linea che vedete in colore marroncino, colore nocciola, che c'è, e voi vedete che a un certo punto tende a scendere. Cosa vuol dire? Vuol dire che diventa sempre più difficile estrarre del rame, perché è all'interno di, diciamo, quando voi fate un'estrazione, all'inizio, quando scoprite un giacimento, magari un giacimento ricco, le vene sono ricche, c'è un'ampia percentuale di metallo, di quello che voi andate, del minerale che voi andate a estrarre, e poi man mano tendono a esaurirsi. Voi pensate che addirittura c'è una miniera, la miniera più grande, si chiama Escondida, ed è una miniera a cielo aperto, è la più grande al mondo, è in Cile, e quella, il padrone di questa, diciamo, il proprietario, quello che è la concessione su quella miniera, si chiama BHP, è una grande società nata australiana, poi con sede nel Regno Unito. Bene, questa ha lanciato, voi vedete la notizia dei vostri giorni, vedete, spero che voi riusciate a vedere in basso, 25 aprile, ha lanciato un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto, per acquistare Anglo American, un altro grande produttore che produce non solo rame, nickel, ma produce anche ad esempio diamanti, piuttosto che platino, palladio, eccetera, eccetera. Insomma, quello che vi volevo trasmettere è che c'è un grande fermento nel settore. Vuoi la transizione energetica, vuoi gli alti costi che ci sono stati dovuti anche all'inflazione, che portano ad avere un interesse particolare in questo settore. Ed è un interesse che è anche di tipo geostrategico. Guardate qui, questa è una mappa di un libro che non è ancora uscito, esce il 10 maggio, di cui io sono uno dei due autori, e abbiamo cercato di parlare delle materie prime in termini di vantaggio geoeconomico e geostrategico. Cosa vuol dire questo? Guardate, i pallini hanno dei colori diversi, il nero è un impatto elevato in termini geostrategici in funzione della produzione che c'è del rame, quindi capite subito dalla tabella che voi vedete a lato che il Cile è il maggior produttore mondiale, seguito dal Perù che comincia ad avere un impatto medio, ma guardate e vedete la Cina. Ecco, la Cina la sentiremo sempre di più parlare. La Commissione europea ha individuato 34 materie prime critiche, non abbiamo tempo qui oggi per elencarle tutte, la maggior parte di queste 34 materie prime critiche è estratta, prodotta, lavorata in Cina. E qui viene il grande tema del mondo che si divide in due sfere di influenze, dove anche la Cina ingloba un altro grande produttore di materie prime, che è la Russia. La Russia ormai, dopo l'invasione dell'Ucraina, è, diciamo, si è allontanata dalla sfera di influenza dell'Occidente e si è di fatto addossata alla Cina. E quindi non solo. In tutto questo voi probabilmente avrete sentito parlare anche dei BRICS, quella unione che riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Bene, questa si sta espandendo ed è una contrapposizione del mondo dei paesi cosiddetti emergenti, perché di fatto la Cina è già emersa, con il mondo occidentale dei paesi sviluppati. Queste saranno le grandi tematiche che voi vi troverete ad affrontare nel corso della vostra vita, non solo universitaria, ma poi anche della vostra vita che voi farete, svolgerete fino a quando diventerete, che avrete i capelli bianchi come ce li ho io. Ma a questo punto io vi direi, andiamo a vedere il grafico dei prezzi del rame, che cosa sta facendo il rame, ed eccolo qua, allora vi allargo il rame. Allora, con il professor Clementi abbiamo parlato di candele, quindi io do per assodato che voi le candele le conoscete, verde è una seduta rialzista, rossa è una seduta ribassista giornaliera, queste sono candele giornaliere. Che cosa vediamo? Ma vediamo che c'è un grande trend
che ha superato i precedenti massimi che c'erano qua all'inizio del 2023. C'è un trend, un bel canale rialzista, con un'accelerazione nell'ultimo periodo che va addirittura a uscire da questo canale rialzista, e poi vedete che c'è una linea rossa là che identifica una prima resistenza. Io spero che voi le resistenze, supporti e resistenze, le abbiate in qualche modo affrontate. Perché là c'è una resistenza? Perché sono dei momenti in cui, ad esempio, avevano incontrato un certo ostacolo alla salita, ma avevano anche rappresentato un vecchio supporto. Voi sapete che c'è un rapporto di interscambio tra quello che è il ruolo del supporto e della resistenza. Che cosa succede quando accelerano così? Beh, si creano degli eccessi che tendono poi a sviluppare anche delle prese di beneficio. Vedremo poi con il grafico del petrolio che cosa di fatto succede a fronte di un superamento del canale rialzista. Ma passo oltre, naturalmente poi dopo sono disponibile per tutte le domande e andrei al palladio. Perché vado al palladio? Perché c'è una configurazione piuttosto interessante proprio sui prezzi, e allora noi apriamo il nostro grafico del palladio e guardate qua. Allora, questa figura che voi vedete, io non so se voi l'avete già trattata, però quello che è il doppio massimo. Allora, quando si parla di figure in analisi tecnica, non è che sono delle figure perché così vengono calate dall'alto, no. Quando voi guardate un grafico, cercate anche nell'analizzare le candele di andare oltre alla forma disegnata, ma cercare di capire qual è il comportamento degli attori del mercato che hanno generato quel tipo di candela. Allora, il fatto di arrivare a un livello e poi di venire respinti verso il basso, per poi dire probabilmente qui si attivano degli altri acquisti, e a quel punto i prezzi tendono nuovamente verso l'alto, ma quando arrivano in una zona di prezzi, poi magari non necessariamente le zone di prezzi sono un livello di prezzo preciso, ma è una zona di prezzi, anche perché dovete considerare che delle volte c'è un fast market che punta molto verso l'alto, no? Ma ecco, voi guardate qui, arrivano nuovamente in questa zona di prezzo e vengono respinte nuovamente. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato più di lì non può andare. Questo è il palladio, vi dicevo, e ha creato un doppio massimo. Ora, è innegabile che questo punto qua, che aveva richiamato altri acquisti, è il livello, di fatto è la gola intermedia. Questa viene chiamata nella figura linea di conferma, e quando la linea di conferma viene a questo punto sforata verso il basso, beh, allora è confermata questa figura di doppio massimo. Non è escluso che ci possa essere un pullback. Cosa vuol dire? Un ritorno indietro per testare. Questo era un supporto, ovvio, no? Che era un supporto, è stato bucato verso il basso. A questo punto dovrebbe diventare la resistenza. Non è escluso che a questo punto gli operatori vanno a vedere se la resistenza regge, no? O talvolta ci potrebbe essere anche un pochettino una spinta un po' più verso l'alto per dare anche dei falsi segnali, e poi magari si torna a scendere. Bene, in questo caso l'obiettivo del doppio massimo è la proiezione di tutta l'altezza, cioè questa. Io spero che voi riusciate a vedere anche quando muovo il mouse, di questa freccia che identifica l'altezza della formazione proiettata verso il basso in quella che si chiama linea di conferma. E questo è l'obiettivo del doppio massimo. Sarà così? Vedremo, non lo sappiamo, ma diciamo che queste in analisi tecnica sono anche delle figure un po' autoberanti. Perché? Perché le vedono un po' tutti, no? Che cosa c'è? Vi devo dire, è perfetta questa, dal punto di vista ortodosso dell'analisi tecnica, è perfetta questa formazione? Perché in realtà mi sarebbe piaciuto vedere un trend molto più lungo che arrivava al doppio massimo. In realtà è una reazione che proviene da una discesa dei prezzi, un recupero. Quindi diciamo che la sua affidabilità non è
così massima come potrebbe avere intorno al 90-80%, ma magari si riduce un po', magari il 70%, proprio perché questo trend di salita è stato abbastanza breve. E come voi vedete, l'obiettivo del doppio massimo scenderebbe addirittura al di sotto di quello che è il supporto che ha dato origine alla reazione di questo trend di breve termine in salita. Ma vorrei continuare per farvi vedere qualche cosa d'altro. Vorrei passare al petrolio e quindi andare subito a vedere il grafico del petrolio, ve l'avevo richiamato, e vi faccio notare che anche qui abbiamo inizialmente un canale crescente che poi si restringe e poi abbiamo nuovamente il superamento del canale. Vi ricordate prima? Abbiamo visto il rame, è successo la stessa cosa. C'è qui in questa prima parte uno sfondamento verso l'alto di quel canale di crescita e poi dopo che cosa succede? E poi succede che quando c'è una forte accelerazione, poi dopo tendenzialmente c'è un effetto di ritorno verso la media e voi vedete che eccolo qua, si scende, come viene bucata questa trend line che in realtà, voi sapete, la trend line sarebbe quella nei trend rialzisti è quella che si muove al di sotto a sostenere le quotazioni, la parte sopra del canale, quindi la parallela a questa trend line, si chiama in realtà in gergo return line. Però lasciamo stare. Vedete però che la violazione ha dato origine a un forte ribasso. No? Però tutto sommato che cosa dobbiamo dire? Tutto sommato c'è un po' di riflessione adesso del mercato, ma il trend è ancora intatto, è un trend rialzista questo del petrolio. Quali sono i driver che stanno pilotando il petrolio? Intanto anche qui vedete un'altra di quelle cartine che vi ho dato, il fattore anche qui geopolitico, e voi vedete il petrolio, allora i cerchi sono la produzione in milioni di barili al giorno, i quadratini invece sono le riserve, che anche queste importano molto. Guardate la Russia è sicuramente, insieme agli Stati Uniti e insieme all'Arabia Saudita, sono i tre principali produttori di petrolio. E quindi voi sapete tutto quello che c'è stato, anche l'embargo nei confronti della Russia e così via, come vedete anche lì, c'è un discorso di potere geopolitico. La Russia, voi vedete che la Cina produce, è il quinto produttore mondiale di petrolio, ma ne consuma molto, ne ha molto bisogno. E quindi ecco questo abbraccio tra Russia e Cina. La Russia diventa un fornitore della Cina. Tra l'altro gli embarghi, non è detto che il petrolio non arrivi anche da noi, dal petrolio russo arrivi da noi, perché ci sono delle triangolazioni. Ad esempio, il petrolio russo arriva in India, viene raffinato e a questo punto i carburanti oggetto della raffinazione giungono poi a Rotterdam piuttosto che nell'Occidente. Quindi vedete anche lì, visto che la molecola del petrolio non ha un'etichetta, vedete le triangolazioni. Quindi non è detto che noi con le nostre sanzioni abbiamo davvero tagliato fuori la Russia, assolutamente no, e anche lo vediamo nel modo in cui sta evolvendo il conflitto Russia-Ucraina. Cosa sta succedendo adesso? L'OPEC Plus, che contiene al suo interno anche dei non membri OPEC, ha stabilito un contingentamento, quindi una riduzione della propria produzione, per cercare di incontrare produzione uguale offerta, domanda uguale consumo, per cercare di incontrare il consumo e sostenere i prezzi. Voi vedete i principali azionisti di questo agglomerato, sicuramente Arabia Saudita, ma vedete sul lato della parte OPEC Plus, che è quella in giallo, vedete il più grande Russia, Messico, Kazakistan, eccetera, eccetera. E quindi questo arriviamo al concetto, che è un concetto economico che voi sicuramente avrete già affrontato, è quello di domanda offerta. Cioè, se domanda e offerta riescono a matcharsi, a incontrarsi, il prezzo non subisce particolari spinte. Se invece
la domanda utilizzo è molto superiore all'offerta produzione, la domanda tende a spingere verso l'alto i prezzi e si forma come una sorta di asta competitiva. Chi offre di più è quello che ha la materia prima. Analogamente, al contrario, se l'offerta dovesse essere molto più elevata di quella che è la domanda, e basta solo richiamare il periodo del Covid, aprile 2020 i prezzi del petrolio negli Stati Uniti andarono in negativo, raggiunsero addirittura meno 37 dollari il barile. Successe solo in una giornata, poi dopo le cose cambiarono. Non ho il tempo per esplorare quella parte, ma quello che vi fa vedere, qui voi vedete questo grafico con la linea retta e quella che identifica le cose già successe, la linea continua è la parte indietro, prima del primo trimestre 2024. Voi vedete che c'è una linea blu tratteggiata che dice quello che è il futuro, lì sono stime. Gli istogrammi, cioè le barrettine che sono rivolte verso il basso, verso l'alto, indicano l'equilibrio, cioè la differenza di quei due valori che ci sono nelle rette, e se sono arrivati verso il basso è una condizione di deficit. Voi vedete che già da due trimestri avevamo un forte deficit, ma in realtà è da praticamente un anno che siamo in deficit, dove di fatto abbiamo consumato tutte quelle che sono le scorte che si erano create durante il periodo di Covid, ne manca di petrolio e questo sosterrà il prezzo del petrolio. Vado velocemente verso l'oro, magari vedere il grafico, e poi fra 4 minuti assolutamente vorrei cedere a voi la parola per delle domande, quindi intanto se volete preparate le vostre domande. Un oro che è anche lui in trend rialzista, qui ci sono altri fattori, una ricerca di un porto sicuro, un porto di rifugio tale quale è l'oro. Ci sono anche altri fattori che hanno guidato questa parte qua, ma anche il fatto che l'oro tutto sommato tende a recuperare nel lungo termine, tende a recuperare quella che è l'inflazione. Pensate, allora, in questa sua cavalcata nel giro di 2 mesi ha fatto il 20% di performance, da inizio anno in realtà ha fatto il 14%, questa è, che è una cosa notevole. Mediamente dal 2020 dal 2000 ad oggi l'oro mediamente ha un CAGR, cioè una performance annua composta di circa l'8% espressa, già convertita alle nostre quotazioni dell'euro. Vado velocemente per farvi vedere questo cubo qua che indica tutto quanto ne è stato estratto nel mondo dall'origine dei tempi. Voi vedete, è come se fosse un cubo di 22 metri per lato, 22 metri all'incirca, sono un palazzo di 7 piani. Vedete le riserve, quel basamento, 59.000 unità, che porterebbero, se voi faceste i rapporti con quella che è la produzione annua, che è poco sotto le 4.000 tonnellate, a dire fra 16 anni non c'è più oro. In realtà non sarà così, perché i prezzi saliranno e a questo punto si scopriranno altre vene. Vene che oggi non è così semplice produrre oro. Da una tonnellata di roccia si riesce ad avere 3-5 grammi di oro. Una tonnellata di roccia è un cubo di 70 centimetri di lato, quindi se voi allargate un po' le vostre mani, un po' così, ecco, quello è 70 centimetri, no? Fate un cubo di questa parte qua. Un altro driver degli acquisti sono le banche centrali. Le banche centrali stanno continuamente acquistando. Guardate il valore medio. Questi sono acquisti netti, cosa vuol dire? Acquisti di tutte le banche centrali meno le vendite di tutte le banche centrali, quindi acquisti netti. Vedete la linea media degli ultimi 14 anni,
Vedete che nel 2022-2023 sono state addirittura al doppio, la linea media è 557 tonnellate, siamo oltre i 1000 tonnellate l'anno. E vedete già nei primi due mesi di quest'anno abbiamo qualcosa come 64 tonnellate. Chi sono quelli che acquistano di più? Ha comprato di più la Cina. Pensate che la Cina è il maggior produttore di oro al mondo. Non contenta, ne acquista ancora per la sua banca centrale. E molto, noi vediamo che affluisce attraverso la porta di Hong Kong verso la Cina. Naturalmente c'è una voracità data anche da una popolazione che sta migliorando il nostro stile di vita, nel benessere, e quindi diciamo, ecco la Cina. La Cina, ancora una volta, contate quante volte abbiamo parlato di Cina in questa ultima mezz'ora. Comunque proseguo, Turchia, India, mentre invece ci sono state delle vendite da Russia, Uzbekistan e Filippine. Non contenta, la Cina alla borsa di Shanghai, voi vedete questi struttogrammi, che cosa identificano? In rosso, il ritiro di oro, cioè l'oro che attraverso la borsa hanno acquistato dei contratti future, li hanno mandati in consegna e poi hanno ritirato l'oro, cioè l'hanno preso in carico, oro fisico, non oro, diciamo, derivante, diciamo, di oro, alcuni dicono di carta. Guardate gli istogrammi blu, grigi, sono la produzione annua dei singoli anni e voi vedete quella linea nera con le piccole percentuali in rosso che indica la percentuale di oro che è stato ritirato alla borsa di Shanghai a fronte della produzione mondiale di oro. Insomma, siamo intorno al 50%. Il 50% dell'oro prodotto nel mondo viene ritirato in questo momento alla borsa di Shanghai. E questo è quello che sta facendo. Io concludo qua, volevo segnalarvi, intanto, il mondo delle commodity è un bellissimo mondo. Pensateci, se volete fare qualcosa sulle commodity per la vostra tesi, vi do due fonti per approfondire. Investire in materie prime è un libro molto tecnico dove parla del mercato, delle caratteristiche delle singole materie prime, insomma è molto, diciamo, tecnico, molto focalizzato sul mercato. Quell'altro, che invece è il libro Mappe del Tesoro, come vi dicevo, non è ancora uscito, e che ho scritto con Paolo Gila, che è un giornalista economico del RAI, dove invece si parla di geopolitica ed equilibrio, esattamente quello che abbiamo fatto qui. Io direi sessione di domande e risposte, qualsiasi voi vogliate sapere, ma soprattutto vi lascio i miei riferimenti, perché qualora è già successo, io ho un debole per voi ragazzi, voi siete il nostro futuro, e quindi se voi vorrete fare delle tesi, fare dei lavori e avete bisogno di informazioni, io sono a vostra disposizione. E con questo io cedo il mio microfono a questo punto a Michele. Io intanto ti ringrazio anche della sintesi, perché è una capacità che in pochi relatori hanno avuto, è sempre molto apprezzata, perché ti dà anche la possibilità di fare domande. Adesso tu non mi vedi, ma io adesso ti faccio vedere la mano, sono sì. Alla telecamera. Io volevo chiedere due cose, poi dopo sentiamo anche i ragazzi cosa hanno da dire. Tra l'altro io ho letto, lo sai, il tuo libro, il primo delle materie prime, lo consiglio anche ai ragazzi, aspetto di leggere quello della geopolitica, poi immagino che quella sarà più a volte anche un punto di vista, ho capito quasi che te sei tra il preoccupato e l'appassionato della Cina. Sì. Questo è, e anche io sono convinto che ci saranno delle ulteriori tensioni, perché due cose ti volevo chiedere, che uno mi sembra che io l'ho già sentito da te, credo, perché io sai che ti seguo, è vero che il mondo è coperto, no? Hai fatto vedere che andiamo su Marte e andiamo a cercare le meteoriti cariche di materie prime, allo stesso tempo ormai il mondo è due terzi sotto l'acqua, non si può aspettare che ci siano miniere anche sotto l'acqua, come, e questo potrebbe in qualche maniera influenzare il prezzo delle materie prime, no? Dovessimo trovare un giacimento d'oro a 5 metri d'acqua facilmente estraibile, cioè ci sono già aziende che fanno queste ricerche anche
nel mare, un po' come il gas, piuttosto che il petrolio, che sappiamo essere ormai. Sì. Ok, vuoi già fare la seconda, poi. Allora, la seconda domanda invece era un po' più tecnica, perché a volte ci si chiede: ma come faccio, no, a comprare le materie prime? E questa è un po' la domanda che si fanno in molti. A me capita anche direttamente anche con le persone, cioè loro lo sappiamo, ma tutte le altre materie prime come possono essere acquistabili in qualche maniera, in maniera non complessa o complicata come degli strumenti derivati, ma in maniera. Ecco, queste sono le due domande. Benissimo, allora risposta alla prima domanda, la risposta è sì. Pensiamo ad esempio che già oggi gran parte del petrolio, le estrazioni che vengono chiamate convenzionali, si chiamano convenzionali perché si butta una trivella verso il fondo e è il petrolio. Golfo del Messico, anche qui sarebbe stato interessante parlare delle implicazioni di quando ci sono i tornadi, gli uragani, eccetera, eccetera, non avevamo il tempo. Però, ad esempio, si butta giù una trivella, si trivella al fondo del mare e lì già succede. Questa è l'estrazione convenzionale del petrolio, che è diversa da quella che si chiama fracking, che è quella invece di mandare giù, questa volta non più nel mare, ma onshore, quindi sul terreno, di mandare giù una trivella, arrivare fino al punto dove ci sono le rocce di scisto, che sono delle rocce particolari, che sono come delle spugne, che hanno imprigionato al loro interno gas e petrolio, e a quel punto lì si fa in modo di spaccare quelle rocce, di farle esplodere, infatti si chiama fracking così, e per riportare su in cima. Questa è quella non convenzionale. Assolutamente sì, c'è una corsa a mettere le bandierine, anzi dei contenziosi, su quello che è diciamo il predominio dell'Antartide. E comunque di tutte le zone dove ci sono i ghiacciai, no? Oggi i ghiacciai tendono anche sì a sciogliersi, e quindi lì, ebbene sì, ci sono delle contese, perché quella sarà un'altra riserva da andare a intaccare, per non parlare, ad esempio, di quando Trump era presidente, che a un certo punto se ne venne fuori e disse alla Danimarca: io vorrei comprare la Groenlandia. Chiaramente, gli abitanti della Groenlandia non erano molto contenti, però diciamo non era una così uscita alla Trump, passatemi il termine, ma era perché la Groenlandia è molto ricca di soprattutto minerali ferrosi, anche di oro, ed è ancora per la gran parte inesplorata. Chi di voi ha Netflix, vi consiglio di andare a vedere. Ci sono ben due cose, una non me la ricordo più, che parla proprio della Groenlandia ed è una serie, quindi una cosa romanzata, e un'altra invece che è un film, se non ricordo, che parla invece di Kiruna, che è un posto in Svezia ricco di ferro, è diciamo il posto più grande di ferro in Europa, e lì addirittura fenomeni di sprofondamento del terreno, quindi diciamo anche gli impatti ambientali. Passo alla seconda domanda. Seconda domanda, come si può comprare? Beh, innanzitutto i mercati delle commodity sono nati non per esigenza di speculatori, ma sono nati per esigenza degli operatori del mercato. Il primo future sul mais fu scambiato nel 1848 a Chicago. Quindi a quel tempo non si parlava ancora di discorso di speculazione. Oggi naturalmente i future prevedono per gran parte anche la consegna del materiale. I future, se non li avete studiati, sono contratti che prevedono una determinata consegna a un determinato termine. Se voi volete rimanere in posizione oltre quel termine, dovete vendere quella posizione lì, se voi avevate acquistato, e poi diciamo spostarsi su quella successiva. Ci sono degli altri strumenti, diciamo retail, per i piccoli investitori, che sono quelli degli ETC o dei certificati, che poi voi potete trovare quotati in borsa italiana. Attenzione a non farvi prendere dal fatto che, essendo per l'investitore retail, cioè basta anche 100 euro per prendersi un pochettino di petrolio, a questo punto sia una cosa facile, e a fronte delle cose che vi ho detto, dire: ah, perché non mi prendo un pezzettino? Ecco, non è così, ci sono delle altre dinamiche
bisogna ben conoscerli, sono strumenti comunque complessi e quindi per il momento quello che io vi vorrei trasmettere è, prima di entrare pronti via, per dire ho preso un pochettino di studiate, perché ci sono gli aspetti di come la curva dei future viene trasferita su questi strumenti. Mi fermerei qui sulle tue domande. Quindi. Pensi che sia un mondo più, perché a volte ci dice, no? È semplice, non è facile. A volte le materie prime sembrano non essere neanche semplici. Però c'è un discorso. Allora, se è sempre domanda e offerta, no? Il prezzo viene fatto dalla domanda e offerta. Se voi non comprate oggi Banca Generali, Stellantis, Banca Intesa alla Borsa di Milano, non succede niente dal punto di vista della domanda e offerta. Il prezzo non si cambia. Se però gli operatori non comprano sufficiente grano e voi non mangerete la pasta piuttosto che i biscotti, se non comprate, se non viene acquistata, se le aziende che fanno girare il mondo non acquistano il petrolio, probabilmente voi non potrete nel fine settimana andare a fare un in giro con un aereo. Allora il mondo si muove lì e il bello è che non è mai finita, e questa è la cosa che io vi dico. Io sono, quando al mattino attacco il computer, sono come un bambino che entra nella sua stanza dei giochi. Ogni giorno è una cosa diversa, ma le materie prime vi consentono anche di pensare in grande, di pensare, cioè vi stimola a pensare il cervello. Vedete che abbiamo parlato di geopolitica, di economia, di domanda offerta. Vedete quanti, diciamo, settori abbiamo abbracciato. Io davvero vi incoraggio, io sono innamorato delle materie prime. Queste domande riguardo alle materie prime sono sempre molto timidi, anche perché è il primo anno, per cui non hanno grosse. Con quelli del terzo anno forse ti saresti più incontrato. Domande? Non ci sono domande, ragazzi. Va bene. Guardate che non esistono domande, si usa delle volte a dire, ma è una domanda stupida. Non esistono domande stupide. Sono domande di curiosità. Insomma. Ma questo lo faccio io, che forse per loro è interessante. Il mondo delle materie prime è ricettivo per l'ambito lavorativo? Cioè, se uno avesse l'ambizione, cioè cos'è, perché io ti dico, visto che ci sono anche corsi di materie prime svizzera, ci sono dei ragazzi del terzo anno che sono innamorati delle materie prime, mi dispiace che non ci sono. Io ho alcuni di ex studenti che sono a Lugano, che hanno fatto una trafila in questi settori delle materie prime. Qual è, diciamo, l'area dove si lavora di più? Hai già detto Chicago, quale potrebbe essere Londra? Dov'è che c'è più? Allora, sicuramente hai citato la Svizzera. Allora, la Svizzera è un polo delle materie prime. La Glencore, ad esempio, che è una società che ha miniere un po' dappertutto nel mondo, ha sede in Svizzera per questioni fiscali. Allora, ad esempio, c'era un ragazzo che si è laureato, che ho seguito per la sua tesi, si è laureato l'anno scorso all'Università di Bergamo, ed è stato, diciamo, è dentro in una società che fa dispacciamento del gas in Italia. Mio figlio, laureatosi 5-6 anni fa alla Bocconi di Milano, in realtà lui era economia e management, quindi in teoria lui pensava di andare a fare il manager in un'azienda. Alla fine ha risposto a un'inserzione su LinkedIn, e quindi vi incoraggio a fare il vostro profilo su LinkedIn. E oggi fa il trader di gas fisico con l'Est Europa. Devo dire, molto soddisfatto anche in termini di remunerazione. Quindi queste sono un pochettino le cose. Poi sicuramente, quindi la Svizzera è un punto di approdo, ma comunque anche l'Italia, no? Ci sono, cioè, voglio dire, basta pensare a Eni, ma basta pensare comunque a tante professioni che possono essere legate all'approvvigionamento delle materie prime, ad esempio, no? Quello di fare il buyer, no? Cioè di compratore di materie prime all'interno di un'azienda. Bologna è un centro importantissimo dal punto di vista delle materie prime agricole. A qualche chilometro da voi, beh, insomma, diciamo,
un po' più di 100 forse probabilmente, ma a Parma c'è la Barilla, tanto per dire, ma ci sono anche altri, voglio dire, ci sono anche i mangimifici, eccetera, eccetera, alcuni di questi sono tra l'altro miei clienti per il report agricoltura che io faccio, anche quelli sono sbocchi lavorativi, poi dopodiché sicuramente Londra, Stati Uniti, quello ovviamente. E viene richiesto, è una cosa che in realtà ho fatto dei corsi, mi è capitato per le coperture nelle aziende valutarie, non tanto nelle materie sì. Ho letto per esempio, no? Faccio un esempio, un pur parlè, però per esempio nell'Ilva, quando c'è stati 2 anni fa gli incarichi, i prezzi energetici sono andati in crisi non pagando, mi sembra, bollette milionarie. Allora mi chiedo, ma non conviene anche alle aziende andarsi a coprire per quanto riguarda le materie prime, non solo il cambio? È una cosa che a volte dico, ma sì, no, ma tanto lo vado, riesco sempre a scaricarlo sul prodotto finito. Allo stesso tempo magari io mi chiedo, ma perché queste grandi aziende non si coprono sulla bolletta energetica piuttosto che la bolletta del gas in certi momenti? Lo ritieni probabile o una mia... No, le aziende si coprono soprattutto dal cambio e non sulle materie prime. Ci sono diverse risposte a questa cosa. Uno, un'azienda che io ho intervistato proprio in borsa nei colloqui che faccio con le aziende quotate, perché non fate copertura sui prezzi delle materie prime? Risposta, perché non lo sappiamo fare. Altra cosa, le materie prime intanto è un vantaggio competitivo se tu vai a fare la copertura, perché prima o poi verrai spazzato via, e comunque c'è una competizione internazionale, in America lo fanno le coperture sulle materie prime, in Francia lo fanno, noi in Italia non lo facciamo, anche perché raramente si trovano delle aziende molto grosse, le aziende molto grosse comunque, cioè voglio dire, Eni lo fa, grandi aziende lo fanno, la vecchia Alitalia, Ita lo fa, non lo fanno altre strutture che ci sono in Italia, cioè che è quello delle piccole e medie aziende, no? Piccole e medie aziende che da un lato sono la cosa più bella che ci possa essere, dall'altro lato è il fatto che il magari non c'è in preparazione del management, non c'è una dimensione critica per fare questo, e generalmente quando io ho spiegato le coperture sulle materie prime, un'altra delle risposte è stato: ma io dove ci guadagno? Tu non ci devi guadagnare dalla copertura, tu fai una copertura per evitare un rischio, per minimizzare il rischio, non per guadagnarci, no? Quindi questa è un po' la situazione italiana, ahimè. È una questione culturale, per esempio io ho visto, sai meglio di me, quanto lo yen per esempio è volatile come valuta, e le aziende giapponesi hanno la copertura. Non se ne parla, cioè loro culturalmente le aziende sono coperte, il fatturato è coperto. E quando sono andato a Milano in multinazionali con giapponesi, loro si coprivano. Mentre certo. Invece, per esempio, se vai in Veneto, nella piccola media impresa veneta, sul dollaro, che sono, non si coprono mai. E quando poi il dollaro ti va a 1,60 o 0,80, perché te vanno in difficoltà. Sì, esattamente proprio così. Poi diciamo che un po' c'è anche complicità da parte delle banche, perché tendono non a istruirli sul tema della copertura, magari con gli strumenti che sono quelli derivati, quei future euro-dollaro, ma cercano di fargli degli strumentini dove chi ci guadagna poi è la banca, no? E quindi anche questo. Con le opzioni, ho visto molto anche con le opzioni che già non sono semplici da capire, magari negli uffici dell'azienda non sanno quello che stanno facendo, quindi sono convinti a coprire un rischio, ma non sanno con quale strumento. Io penso che utilizzare uno strumento che non conosci è un ulteriore rischio, e infatti ogni tanto si vedono delle scoppole da paura. Sì. Sì, 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 è proprio così. Va bene, abbiamo fatto mezzogiorno, c'è una domanda, abbiamo qui Nicola, abbiamo la domanda, hai visto, ho imparato il nome. Dico bene. Sì, sì. Bravo, sono stato promosso, ho ricordato il nome, vai Nicola. Allora, lei, cioè, mi sente prima di tutto? Sì, sento. Lei ha descritto delle materie prime, ad esempio come i metalli, come delle fonti, cioè ovviamente non sono fonti rinnovabili, ma sono riciclabili comunque. Lei non pensa che massimizzando magari
metodi, le procedure per riciclarli, e comunque col passare del tempo che verranno trovati sempre nuovi giacimenti, come detto lei, anche per l'aumento dei prezzi. Non penso che magari forse non sia necessario andarli a cercare sullo spazio o altro, o comunque cercare in fondo al mare, in fondo all'oceano, comunque, cioè se si massimizzasse il riciclaggio. Andiamo verso l'economia Sì. circolare. Nicola introduce un argomento ostico. Molto, molto interessante, ma in effetti quello che sta venendo fuori è che noi in Europa soprattutto diventeremo leader nel discorso dell'economia circolare. Perché? Perché i grandi giacimenti si trovano o in Cina, ad esempio quello che è terre rare, piuttosto che, a parte che le terre rare riuscire a riciclarle è un po' problematico, ma comunque in genere, grandi giacimenti in Asia, piuttosto che in Australia, Stati Uniti. L'Europa, ahimè, vuoi per il fatto che certi giacimenti sono terminati, vuoi per il fatto che c'è una sensibilità ambientale notevole. Noi, ad esempio, abbiamo uno dei maggiori giacimenti di titanio in Europa e non lo stiamo sfruttando perché è stato bloccato dalle organizzazioni ambientaliste e si trova nell'Appennino tra Emilia e Liguria. Lì avremo un giacimento vastissimo. Allora, quella che è la spinta della Commissione europea è quella di, da un lato, cercare di produrre dove si può produrre e dall'altro cercare di spingere il discorso del riciclo. È un tema che ci sarà, naturalmente non è sempre facile, però comunque questo assolutamente sì, avverrà, ma sarà un semplice discorso di prezzo. A un certo punto, man mano che il prezzo va in alto e le tecnologie anche comunque per produrre certe cose tendono a modificarsi, sarà il prezzo stesso che indicherà il fatto di dire andiamo a fare un riciclo piuttosto che andare a estrarre ancora. Un po' come quando si dice che prendere il petrolio, ogni metro che vai più sotto hai un costo che è più che proporzionale al metro precedente. Per cui a un certo punto arriverà che è quasi meglio lasciarlo lì e sviluppare l'energia solare piuttosto che eolica e altro. Assolutamente sì, è proprio così. Tenendo presente che poi dopo, anzi, non si escluderà il fatto che in certo momento magari vengano riaperti dei vecchi giacimenti. Quando vi parlavo delle installazioni di fracking, che si chiamano poi anche shale oil, hanno una produttività che scende molto nel corso dei primi 18-24 mesi. E quindi man mano venivano abbandonati i vecchi giacimenti. Oggi, con una tecnologia maggiore, con un prezzo maggiore del petrolio, vengono riaperti alcuni pozzi che erano stati abbandonati. Prima avrei detto quello di un metro cubo che è 5 grammi d'oro. Io a volte te lo vedi quei documentari che con la padella prendere Sì. 3 oro. A volte uno pensa alla grande pepita e invece si parla sempre di grammi. Anche Sì, assolutamente sì. questo è un mondo. Va bene, altre domande? Avete niente? Ok, allora. Mattia, io ti ringrazio, Maurizio, ti girerò la registrazione e torniamo all'analisi tecnica tradizionale. Adesso i ragazzi faranno la pausa e poi ci mettiamo lì. Se avete qualsiasi cosa potete contattare a Maurizio molto tranquillamente, avete visto le sue cose. Va bene, mi giro perché Bene. io ti Bene, Michele. ringrazio veramente tanto e poi alla prossima. Poi Va penso che bene. qua a Rimini adesso il 15 maggio, visto che siamo. Sono non riesco a venire perché sono nel pieno tour della promozione del nuovo libro che esce. E quindi Ah, mi dispiace, va va bene. bene, ok. Buona giornata a tutti. Ciao Michele, grazie. Ah. Ciao, ciao.